Tutti gli uomini sono inevitabilmente costretti ad agire sotto le influenze della natura materiale. Perciò nessuno può astenersi dall'agire nemmeno per un istante. Ripeto, tutti gli uomini sono inevitabilmente costretti ad agire sotto le influenze della natura materiale. Perciò nessuno può astenersi dall'agire nemmeno per un istante. Spiegazione. L'anima per natura è sempre attiva e non solo quando si trova in un corpo. In assenza dell'anima spirituale, il corpo materiale non può muoversi. Il corpo è solo un veicolo inerte che trae dall'anima l'energia vitale. L'anima è sempre attiva e non può smettere di agire neppure per un momento. È meglio dunque che agisca nella coscienza di Krishna, perché anche se la rifiutasse, dovrebbe pur sempre agire, ma questa volta sotto il dominio dell'energia illusoria. A contatto con l'energia materiale, l'anima spirituale subisce le tre influenze della natura materiale e per purificarsi dall'attaccamento alla materia, deve compiere i doveri che gli Shastra, le scritture rivelate, prescrivono per gli esseri condizionati. Ma se l'anima è direttamente impegnata nella coscienza di Krishna, che è la sua funzione naturale, tutto ciò che compie le è di grande beneficio. Lo Srimad Bhagavatam lo conferma. Tyaktva swadharmam charanam bhujam marer bhajana pakvata patetta toya di yatra kva bhadram abhuta bhushya amushakim kovarta apto bhajatam swadharmata. Chi adotta la coscienza di Krishna non perde niente e non deve temere nulla, anche se non compie i doveri prescritti negli Shastra o se non esegue perfettamente il servizio di devozione o anche se gli accade di trascurare i principi della coscienza di Krishna. A che serve invece seguire tutti i riti purificatori raccomandati dagli Shastra se non si è coscienti di Krishna? Occorre dunque purificarsi per diventare coscienti di Krishna. Perciò il sannyasa, come ogni altro metodo di purificazione, deve aiutare l'uomo a raggiungere il vero scopo dell'esistenza, cioè diventare cosciente di Krishna. Altrimenti la vita è un fallimento. Nahi kaschit kshanamapi Jatutishtatya karma krit, karyate hyavasha karma, sarva prakriti jair gunai. Tutti gli uomini sono inevitabilmente costretti ad agire sotto le influenze della natura materiale. Perciò nessuno può astenersi dall'agire nemmeno per un istante. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamascha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tansajivam
Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai Srila Prabhupada ki Jai. Questo terzo capitolo della Bhagavad Gita è molto importante per tutti noi, perché ci spiega la natura dell'azione nei minimi dettagli e in pratica spiega come passare dal livello condizionato, dal livello di azione condizionata a quello di azione liberata. Perché questo è il punto della questione, fondamentalmente. L'anima in questo mondo è imprigionata ed è costretta ad agire. E il verso di oggi è molto importante. Nahikaschit kshanamapi, nemmeno per un istante. Già tuttistatia karmakrit. Akarmakrit vuol dire akarmakrit. Che non fa nessuna azione, tistati vuol dire situata. Noi non possiamo situarci in una posizione nella quale non facciamo nessuna azione. In pratica siamo costretti ad agire. Quindi, visto che siamo costretti ad agire, se impariamo l'arte dell'agire, tutto quello che facciamo diventa meraviglioso ed è a nostro beneficio. Se invece non impariamo la legge del karma, la legge che regolamenta il karma, allora tutte le azioni che noi svolgiamo sono fonte di schiavitù e quindi ci legano sempre di più a questo mondo materiale. Per fare un esempio molto semplice, se un cittadino impara ad agire grazie a una buona educazione, a una buona associazione, impara ad agire in modo corretto nella società, si ritroverà sempre bene, sarà rispettato, e acquisirà dei frutti importanti, positivi. E riceverà l'apprezzamento di tutte le persone che incontra e che ha incontrato. Se invece fin dall'inizio non impara e non è educato in modo appropriato e si associa con le persone che sono altrettanto maleducate o ineducate, il risultato sarà che comunque dovrà agire. Perché deve comunque andare al supermercato a fare la spesa, deve comunque mangiare, deve comunque spostarsi, ma tutto quello che fa lo condizionerà sempre di più alla legge del karma. Ma lasciamo sempre il passaggio lì per tutti, così, eh? Per chi deve passare.
Quindi il verso di oggi è molto importante perché Krishna cosa sta dicendo ad Arjuna? Arjuna, come inizia questo capitolo? Chi se lo ricorda? Sì, come inizia? Adesso non è che dobbiamo ricordarci perfettamente le parole, ma il concetto qual è? Cosa dice Arjuna? Tu prima mi dici di rinunciare, di essere distaccato, cioè, e poi mi inciti a combattere. No? Le tue istruzioni sono equivoche. Abbiamo sottolineato altre volte anche l'atteggiamento un po' presuntuoso di Arjuna nei confronti di Krishna. Però Krishna non è che si agita per il suo atteggiamento presuntuoso. Dice, vabbè, Hare Krishna. Ti capisco, non sei l'unico in questo mondo. E pazientemente cerca di spiegare ad Arjuna perché agire, perché non è che gli stava dicendo vai a farti un picnic e una gita alle Cinque Terre, no? Gli stava dicendo che doveva far fuori tutti quelli che aveva davanti. Quindi ecco perché Arjuna era un po' esitante e perché Krishna ha dovuto usare delle motivazioni forti, perché la posta in gioco era molto alta, il compito di Arjuna estremamente importante e difficile. E la confusione di Arjuna era notevole, no? Allora, se noi ascoltiamo attentamente, quello che dobbiamo fare noi in confronto cos'è? Cioè, l'azione che noi dobbiamo portare avanti, le responsabilità che dobbiamo portare avanti rispetto a quello che doveva fare Arjuna, non è granché. Chiaro, è rapportato anche alla nostra forza e al nostro Dharma e tutto il resto, però se capiamo il concetto, possiamo risolvere tutti i nostri problemi. Perché chiunque in questo mondo ha problemi, ce l'ha fondamentalmente perché non ha capito la legge del karma e quindi ha compiuto o sta compiendo tutta una serie di azioni che invece di portarlo alla liberazione e alla felicità, l'hanno portato al condizionamento e alla sofferenza fisica, mentale, psicologica, spirituale, in ultima analisi. Ma siccome l'anima spirituale per natura è piena di felicità, se ritrovarsi nell'infelicità spirituale vuol dire fondamentalmente essere andati contro se stessi. E questo è quello, è la realtà dei fatti. In questi giorni siamo stati in Arinam anche ieri a Genova. E vedere tutti questi visi sconvolti dal dolore, dalla sofferenza, non so se avete notato, è un momento incredibile che sta vivendo il mondo intero in pratica. È sempre stato così nel mondo materiale a diversi livelli, però ma una sofferenza che entrasse dentro così, dentro i globuli rossi, no? È sempre stata all'esterno, bene o male, a parte periodi, che ne so, di pestilenze, ma erano anche altre epoche, ma oggigiorno ritrovarsi con un qualcosa che rischia di farti morire e che la soluzione che propone la società rischia di farti morire ancora di più. Cioè, io mi metto nei panni di chi è in questa condizione. Ed è logico trasformare la propria vita in un'angoscia, in una sofferenza. 24 ore al giorno, 24 ore al giorno, perché la mente non abbandona mai l'anima e quindi se a livello mentale una persona non è gioiosa, tutto quello che fa, ecco, beh, sì, magari poi si intossica un po' e per quelle 2 o 3 ore lì si dimentica della sofferenza, ma poi ripiomba nuovamente.
nel dolore. Allora, e tutto questo perché? Perché non, la maggior parte degli esseri umani non ha compreso questa legge fondamentale dell'azione che Krishna sta spiegando ad Arjuna. Quindi è una grande fortuna per noi avere accesso a questa conoscenza e se studiamo attentamente questo capitolo possiamo trasformare completamente le nostre azioni e diventare anime liberate, in ultima analisi, perché tutte le azioni che compiremo saranno fonte di liberazione. E quindi non solo ci libereremo nel presente, ma le nostre azioni ci libereranno anche dal karma precedente. E quindi una grande fortuna, però bisogna comprendere bene questi concetti e addentrarci in questo capitolo per diventare esperti nell'arte dell'agire. Questo è in pratica Krishna. Prima spiega ad Arjuna che la rinuncia all'azione non è intelligente. Sì, può portare a dei frutti, anch'essa, no? Ma è molto inferiore all'azione devozionale. Perché? Perché gli ha detto questo? Perché Arjuna non voleva agire, voleva andare nella foresta. E Krishna, poi ve lo vedremo nel verso successivo, dice Karmendriyani Samyaya Yadaste Manasasmaran, dice chi rinuncia all'azione ma alla mente, quindi dà mostra di essere rinunciato, ma alla mente ancora legata agli oggetti dei sensi, certamente si illude ed è un simulatore. Quindi il rischio qual è? Nel praticare il Jnana Yoga, la rinuncia, l'austerità e ritirarsi dal mondo. Il rischio è che, siccome l'anima per natura vuole agire, desidera e vuole essere felice, se uno reprime i suoi desideri, alla fine da qualche parte scoppia e quindi si ritrova magari in cima a un monte, con la mente piena di desideri materiali e vorrebbe essere giù da quel monte e fare qualcos'altro, e quindi si ritrova in una condizione comunque non felice, no? In più non ha gli strumenti, perché con la propria mente può arrivare solo fino a un certo punto, ma non ha gli strumenti reali di liberazione che offre Krishna in questo dialogo con Arjuna, spiegandogli invece che se una persona, come diceva il verso precedente, non è semplicemente astenendosi dall'agire che ci si può liberare dalle conseguenze dell'azione. Quindi non è sufficiente astenersi dall'agire, la rinuncia soltanto non è sufficiente per raggiungere la perfezione. Tutti gli uomini sono inevitabilmente costretti ad agire sotto le influenze della natura materiale, perciò nessuno può astenersi dall'agire nemmeno per un istante. Colui che controlla i sensi, ma ha la mente ancora legata agli oggetti dei sensi, certamente si illude ed è un simulatore. Mentre dice invece una persona sincera che cerca di controllare i sensi attraverso la mente e senza attaccamento si impegna nel karma yoga, nella coscienza di Krishna, è di gran lunga superiore. Quindi questo è il punto che noi dobbiamo mettere a fuoco. Visto che dobbiamo agire,
qual è il modo migliore per agire? E nel nono verso Krishna gli dice: Yagyartat karmano nyatra lokoyam karman bandana. Tutte le azioni devono essere svolte, yagyartat karmano nyatra, non devono avere altro fine che la soddisfazione di Vishnu. Altrimenti, yagyartat karmano nyatra lokoyam karma bandana. Altrimenti le nostre azioni ci legano a questo mondo materiale. Allora, una persona potrebbe chiedersi: è arrivata oggi ad ascoltare queste informazioni? E più o meno siamo arrivati tutti oggi, perché una parte della nostra mente, siccome non ne vuol sapere, perché è legata agli oggetti dei sensi, è legata all'azione interessata, è legata al proprio karma, per lei è la prima volta che ascolta queste informazioni. È una ripetente nata, cioè come uno che fa per la seconda media e l'anno dopo la seconda media, l'anno dopo la seconda media, insegnano sempre le stesse materie, no? Non vanno oltre. E così per la nostra mente ripetente, questa è la prima volta che sta ascoltando queste informazioni, perché non ne vuol sapere di impegnare la mente, di impegnare l'azione nel sacrificio a Vishnu. Vuole impegnare la sua azione nel godere dei frutti dell'azione e di gioire della gratificazione dei sensi, perché è identificata con il corpo. Quindi valla a convincere. Perché uno è ripetente? Perché non si alza la mattina, non va a scuola, non studia, comunque agisce. Perché non si alza alle 7, ma si deve comunque alzare alle 10. Non studia, ma deve passare il tempo comunque a imparare qualcos'altro, quindi impara delle sciocchezze o parla di sciocchezze. Quindi comunque è costretto ad agire. Non va a scuola, ma va al bar, giusto per fare degli esempi molto terra terra. Quindi la nostra mente è così, non vuole impegnarsi nel sacrificio a Vishnu e si impegna nella gratificazione dei sensi. Non vuole offrire a Vishnu il cibo e gioire solo successivamente dei frutti del sacrificio, si deve mangiare comunque la carne o qualcosa che non è elevato e che lo contamina. Quindi allora bisogna dare un input per convincere questa parte di noi, perché l'altra parte è convinta, se no non eravamo qui, ma per convincere la parte che ci sta frenando nel nostro progresso spirituale, dobbiamo darle delle motivazioni forti, ed è quello che sta facendo Krishna con Arjuna. Gli sta dicendo il perché combattere, il perché agire e non e perché agire e non agire. Va bene? Quindi se noi ascoltiamo queste informazioni otteniamo lo stesso risultato che ha ottenuto Arjuna. Poi noi per fortuna non dobbiamo né scoccare frecce né ammazzare la gente, perché non è il nostro dharma. Ma poi faremo tutto quello che dobbiamo fare e tutto quello che faremo sarà fonte di liberazione e porterà come conseguenza la felicità. Altrimenti, come dice il verso 9, Tadartan karma konteya mukta sanga samachara. Ah, in tutte deve essere lokoyam karma bandana, altrimenti lega l'anima ai frutti dell'azione, karma banda. E se invece Tadartan karma konteya mukta sanga samachara, a quel punto mukta sanga, le nostre azioni diventano fonte di liberazione. Allora, come passare dall'azione condizionata e condizionante al sacrificio a Vishnu?
come fare con la pratica. No? Il movimento per la coscienza di Krishna, Prabhupada ha portato semplicemente questo. Il sacrificio a Vishnu per le radicali è il canto dei santi nomi, lo studio degli shastra, la diffusione della coscienza di Krishna, in qualche modo essere impegnati. Ieri siamo stati in Harinam, giusto? Sacrificio a Vishnu, il sacrificio per le radicali, un Harinam estatico. Alla fine abbiamo incontrato anche i musicisti, quello col contrabbasso, quell'altro con la tromba, il sax. Non volevano più fermarsi, è arrivato il responsabile con un gesto musicale molto gentile ma conclusivo, gli ha detto basta, perché sennò qui poi ci seguivano anche loro, e venivano al tempio. Quindi questo è molto semplice. Chi è che non sa cantare, danzare in estasi e gustare il prasad? Tutti lo sanno fare. Allora pensiamo alla fortuna della misericordia che Chaitanya Mahaprabhu è riuscito a portare per le radicali, metodi piuttosto difficili, complessi e non accessibili a tutti, invece grazie a Chaitanya Mahaprabhu sono accessibili a tutti. La prova qual è? Che siamo tutti qua. E la prova qual è? Che abbiamo incontrato alla fine sono rimasto molto colpito, questa donna che ci filmava, che singhiozzava, che piangeva, però lo diceva in inglese, cioè non ci posso credere, come dire, ma chi siete? Cominciava e continuava a piangere, non so chi di voi l'ha vista, no? Quindi. E chissà quante altre persone sono rimaste toccate nel profondo da questo Harinam con 20 devoti. Non eravamo 200, immaginiamoci se eravamo in 200, cosa succedeva? Che lì alla piazza principale, dove c'era tutta la polizia, ci facevano entrare nella sede della regione. Non so cosa poteva succedere, i poliziotti che danzavano e cantavano. E più siamo impegnati nel sacrificio a Vishnu, in questo caso nel servizio devozionale a Krishna, con il metodo dell'Harinam Sankirtan, e più ritroviamo noi stessi, e più ci distacchiamo, quindi la nostra mente ripetente a un certo punto si riprende e fa oh, e io dove sono nel film? Non mi consideri più? No, mi sono dimenticato di te perché ero troppo in estasi a guardare quello che suonava la tromba e a lei, quell'altra che piangeva mentre ci filmavano. Ero troppo in estasi nel kirtan e nelle emozioni del sankirtan. Quindi non ho avuto tempo di ascoltarti. Ecco come possiamo sconfiggere la mente condizionata che ci vuole legare a questo mondo materiale. Il problema è che il legarsi a questo mondo materiale ha come conseguenza poi la rinascita, perché noi non possiamo trovare la soddisfazione vera nella gratificazione dei sensi e nel contemplare l'oggetto dei sensi e nel desiderare in modo materiale. Non è possibile. E allora la conseguenza di tutto questo è che dovremo per forza di cosa prendere un altro corpo. Quindi ecco il punto fondamentale al quale dobbiamo arrivare. Non vale la pena. Sul piatto della bilancia, Krishna gli sta mettendo queste due soluzioni. La rinuncia non porta granché in là, invece l'azione devozionale è il trampolino di lancio per ottenere la liberazione. Questi concetti ci vengono trasmessi in modo molto semplice e ci portano a dei risultati concreti, perché se noi siamo qui, prima ascoltavo il bhajan, la stanza dove sono proprio sotto, un bhajan così, bellissimo, no?
il mantra, la bhakti, è meravigliosa per l'anima, ma è meravigliosa se noi siamo totalmente assorti in questo tipo di in questa pratica, se non abbiamo attaccamenti. Se invece abbiamo gli attaccamenti non ci fanno gustare veramente la soddisfazione. Allora, per arrivare dal totale condizionamento poi alla bhakti, perché il karma yoga è poi lo strumento che ci porta al bhakti yoga, che non è lo scopo ultimo, no? Infatti poi Krishna dirà ad Arjuna: yoginama pesarvesham, pratica lo yoga ma diventa un bhakti yogi, perché è solo con la bhakti che mi puoi conoscere intimamente. Ma come puoi parlare di bhakti e di amore per Krishna a chi non ha ancora capito la legge dell'azione? Non è possibile, non è possibile. Allora, prima bisogna comprendere la nostra vera identità, chi siamo di fatto, che siamo esseri spirituali eterni. Poi, visto che siamo esseri spirituali eterni, iniziare ad agire in modo cosciente che Krishna è la causa di tutte le cause e che quindi lo scopo dell'esistenza umana non è quello di gioire dei sensi, perché questo lo possono fare anche gli animali, ma è quello di comprendere questa verità e di legarci, unirci, riunirci con il Supremo. Questo è lo scopo della forma di vita umana. E per arrivare a questo bisogna trasformare la nostra azione karma bandhana, la nostra azione che ci lega a questo mondo, in azione liberatoria. Non è facile, perché noi siamo molto legati all'oggetto dei sensi, molto legati all'azione interessata. Quando siamo nel kirtan, Haribol, ce lo dimentichiamo. Quando siamo nel tempio, nell'associazione dei Vaishnava, tutto fluisce in modo armonico, ma quando ci ritroviamo da soli, ritorna il nostro malloppo da ripetenti. Ecco perché dobbiamo immagazzinare il maggior numero di informazioni possibili nel sadhusanga, perché poi nel momento del bisogno noi possiamo attingere, e la nostra intelligenza può farsi guidare dalla Buddhi Yoga, dall'intelligenza che ci dà Krishna, e quindi non siamo vulnerabili come lo saremmo se non impariamo questi concetti. Quindi questo è il punto fondamentale. La mente si educa, cioè non è che, ma io so, ci sono quelli che, ma questo è il mio carattere. Se tu continui a dire questo è il mio carattere, rimarrai sempre uguale. No. Noi possiamo educare la nostra mente, quindi il metodo del karma yoga è questo: tu devi agire, naikaschit kshanamapi, sei costretto ad agire neanche per una frazione di secondo, non puoi agire, impara ad agire in modo cosciente di Krishna. Allora, prima usavi le mani per fare chissà che, senza entrare nei dettagli, usa le stesse mani e le stesse dita per fare i giwiks o le ghirlande per le divinità o per suonare l'armonium, i kartals. Usi comunque le mani, usi comunque l'intelligenza, ma la usi al servizio di Krishna. All'inizio non è facile, perché la nostra mente è legata all'azione interessata e le nostre mani sono abituate ad agire in un certo modo. Ma se Abhyasena tu Kaunteya, Vairagyena Chagriya, se impariamo l'arte dell'agire cosciente di Krishna,
diventa facile e nel frattempo noi abbiamo educato la mente a un nuovo tipo di azione e gradualmente cambiano i nostri sentimenti. Ascoltavo una bellissima lezione di Bhaktivedanta Maharaj su questo punto e lui, siccome uno scienziato, spiegava che noi abbiamo, non so se si parlava di 80 milioni, 800 milioni di neuroni nel cervello, un numero tanto uguale per noi, cioè un numero incredibile. Tu che sei Penso che sui milioni. svariati milioni di neuroni che continuano a mandare impulsi, no? Uno con l'altro, dice questo è bello, questo è brutto, questo è alto, questo è basso, questo è caldo, eh? Fai questo, fai quello. Ma in accordo alla conoscenza vedica, la mente non è nel cervello, la mente è nel cuore e infatti accompagna l'anima, no? E in accordo a delle scoperte che hanno fatto, sempre in campo, quello che definiamo campo scientifico, hanno scoperto che nel cuore c'è la sede di tutta un'altra, di una serie di... adesso non so come definirli, non mi ricordo quello che diceva, che governano questi neuroni del cervello, il governo viene dal cuore e sono molto, in quantità molto minore, l'1%, che ne so, una percentuale minima rispetto ai decine, centinaia di milioni di neuroni del cervello. Quelli che ci sono nel cuore sono in quantità minima, ma sono loro che governano quelli del cervello. E questa è la prova che la mente, la sede della mente è nel cuore e il sentimento è quello che ci muove veramente. Allora, il Bhakti Yoga è questo, tu ascoltando un bhajan, ascoltando il messaggio di Krishna che ci esorta, Krishna istruendo Arjuna ci sta esortando a uscire dal labirinto dell'illusione e a entrare in connessione con lui. Quindi lui lo sta facendo col cuore. C'è un padre che vuole aiutare un figlio che è messo male, è il cuore che lo fa, che lo fa muovere. Poi il figlio lo capirà dopo. Lì vede solamente azioni, vede solamente quello che riesce a vedere, ma poi capirà, no, quando crescerà, che è stato il suo sentimento a fargli fare certe cose. Allora il Bhakti Yoga è meraviglioso perché cambia il nostro sentimento, cambia le nostre emozioni. Quindi le emozioni che sono l'origine dell'azione, noi agiamo per emozione. Ieri ci siamo detti, vediamoci domani, facciamo un bhajan al tempio, vi ricordate? Perché c'era l'emozione del momento e oggi siamo qui. Non si sa come abbiamo, cioè, sapete, la macchina, il passato, questo. L'emozione ci ha fatto essere qui. Cosa significa? Che quella che ha ripreso quel filmato, adesso è lì, la sua emozione. La sta guidando alla coscienza di Krishna. Non è un caso che in tutta Genova si è ritrovata proprio lì, perché chissà quanti santi sta pregando per uscire dall'illusione. Mi diceva Abiram che sono arrivati dei messaggi via Facebook, grazie, meraviglioso, no? Persone che hanno preso il bigliettino, hanno visto l'indirizzo, hanno mandato. E infatti io mi chiedevo, ma se fossimo stati in 5 o 6 in più, con 5.000 volantini in più, quanti messaggi in più sarebbero arrivati? Quindi chi non c'era ieri può prenotarsi per la Rinam di sabato prossimo e diventare uno strumento di liberazione, perché magari grazie a un bigliettino, qui abbiamo Bhakti Gaya che è in coscienza di Krishna, grazie a un bigliettino di quelli lì. Simeshvara Prabhu sta distribuendo un sacco di libri grazie a un bigliettino che gli diede
Ayagriva, non gli ha comprato il libro, gli ha preso il bigliettino. Ayagriva ha detto: prendi il libro no, dammi il bigliettino che è più leggero e costa meno. Quindi cosa può fare un bigliettino? E internet, la potenza di internet, no? Batta pietra qui perché ha visto l'indirizzo su internet, è più leggero ancora di un bigliettino internet, è ancora più gratis. Però tutto questo è mosso dal sentimento di voler fare qualcosa per ricambiare il dono che ci è stato fatto. Ma questo sentimento non c'è subito. Subito c'è solamente così, sì, siamo guidati dall'entusiasmo, veniamo in coscienza di Krishna, ma poi ci troviamo di fronte ai nostri anartha, al nostro karma, al nostro sentire diverso. Sì, saranno belle parole, belle cose, ma io ho tutti i miei problemi, io ho tutti i miei desideri materiali da soddisfare, io ho tutti i miei parenti che devo farli contenti, di essere una persona come vogliono loro, eccetera, eccetera, no? Allora, all'inizio siamo così. Ma se noi ascoltiamo i consigli di Krishna, li mettiamo in pratica e nell'associazione dei devoti trasformiamo il nostro karma da karma bandhana a moksha karma, a un karma liberato, impegnando i nostri sensi e le nostre azioni al servizio di Krishna in modo molto semplice, cominciamo a sperimentare un gusto diverso. Perché la mente si purifica e quello che prima le sembrava difficile diventa facile. E dice, però, in effetti non è. Adesso noi è da qualche ora che siamo qui, no? E stiamo ascoltando di Krishna e tutti i desideri materiali che la mente ci propone, non ci sono qui. Quindi vuol dire che si può stare bene, anche senza, giusto? A livello neofita ci stai 2 ore e poi ritorni subito o a gratificarti i sensi o a sognare di gratificarteli, che è più o meno la stessa cosa. No? Quindi o grossolanamente o sottilmente ritorni subito. Invece la differenza col devoto maturo o il devoto più elevato è che non ha più desideri materiali e quindi le sue azioni, perché il suo sentimento è stato trasformato. E desidera solamente una cosa, soddisfare il suo maestro spirituale. E ciò che soddisfa Prabhupada è che noi facciamo conoscere Ebbe Yasha Gushu Tribhuvana, prega Narottam Das Thakur, riferendosi al suo maestro spirituale, Lokanand Swami, Lokanand Goswami, e dicendo alla fine della canzone che cantiamo tutti i giorni, Ebbe Yasha Gushu Tribhuvana. Possano le tue glorie diffondersi nei tre mondi. E se noi cantiamo tutte le mattine questa canzone, vuol dire che il suo sentimento 5 secoli fa nei confronti del suo maestro spirituale era di una potenza straordinaria. Le sue parole arrivano oggi e arriveranno per i prossimi 10.000 anni. Quindi quello che noi dobbiamo, la nostra meta è arrivare alla trasformazione dei nostri sentimenti, alla purificazione del nostro sentire. Ma il mezzo per arrivare a questa purificazione, a questo sentire puro, è il cambio della nostra azione. E quello lo possiamo fare. No? Possiamo decidere di agire in modo diverso. Decidere di sentire in modo diverso è un po' più difficile, perché un sentimento non può essere artificiale, deve venire dall'anima. Quindi questo è più difficile, ma decidere di agire in un modo piuttosto che in un altro, questo è più facile. Allora, se noi iniziamo dal compito più facile, questa azione liberatoria
ci libera dal groviglio di karma, dalla zavorra di karma che appesantisce il nostro sentire e facilita il nostro sentimento che in origine è per Krishna. Perché a un certo punto, poi, quando Krishna spiega, guiderà Arjuna in questo progresso, in questa spiegazione dell'importanza dell'azione, di come arrivare all'azione liberatoria, e Arjuna dirà, farà questa domanda importante, che è la domanda che facciamo tutti dentro, ma perché l'anima è costretta a peccare, anche contro la sua volontà. Perché uno che compie attività peccaminose, se è sincero, dice: ma no, io non vorrei, ma perché mi ritrovo sempre a fare queste cose? E questa è la domanda che Arjuna ha fatto a Krishna. Questo è un segno di grande sincerità, perché l'ha pubblicata anche la sua domanda. Magari non sapeva che Sanjaya l'avrebbe pubblicata in tutto l'universo. Lì per lì pensava di avere a che fare solo con Krishna. Ho detto: Krishna, ma perché devo essere sempre in questa condizione? Devo peccare anche contro la mia volontà? E Krishna gli risponde: Kama esha, krodha esha, rajoguna, samudbhava, ma asana, ma papma, vittiena, mia vai. È lussuria soltanto, Arjuna, nata dall'influenza materiale della passione. Kama esha, krodha esha, e poi trasformatasi in collera. È il nemico devastatore del mondo e la sorgente del peccato. Ah, allora, siccome Arjuna ha ascoltato pazientemente i consigli di Krishna sull'arte dell'agire, gli è uscita la domanda chiave, e ci siamo tutti dentro in questa kama che costringe l'anima condizionata ad agire in modo condizionante. Tutti sono dentro, 7 miliardi, tutti. I subumani non si calcolano perché prima devono arrivare alla forma umana, altrimenti vivono solo di istinto. Allora, la risposta a questa domanda è la chiave di volta per la nostra realizzazione spirituale, perché noi dobbiamo capire perché fare le cose. Poi, quando abbiamo capito il perché, siamo pronti a fare sacrifici incredibili. Mi diceva Diego, no, l'altra volta, quando tornavi, è partito alle 9 di qua e arrivava alle 11 per mungere le mucche. Ma ne ho fatte di peggio. Per far non sensi, adesso che sono qui in estasi e quello che faccio è fonte di liberazione, lo faccio in scioltezza. Eppure, scioltezza, parti di qua alle 9, arrivi alle 11, ti devi mungere una decina di mucche, insomma, ci vuole un po' di tempo, no? E poi devi mettervi là, insomma, che avrà fatto l'una alle 2 come minimo. Ma eri in estasi, perché c'è questa trasformazione del sentimento. E questo è il nostro sentimento originale. Noi giochiamo in casa, non stiamo proponendo qualcosa da inculcare a qualcuno per convincerlo a cambiare religione. Noi, il nostro è un movimento di liberazione che entusiasma le persone a ritrovare se stesse nel loro stato originale. Ma siccome non lo sanno, è un processo forzato, quindi c'è una forzatura. Ma io perché devo andare contro la mia natura? Perché devo rinunciare a questo? Perché? E allora tutti questi perché sono spiegati nella Bhagavad Gita. Nel commento a quel verso, Kama Esha, Krodha Esha, Rajoguna Samudbhava, spiega Srila Prabhupada che la jiva. L'amore per Krishna, originale della jiva, in contatto con l'influenza materiale della passione, si trasforma in kama. Quindi prema, per contatto con l'influenza materiale della passione, si trasforma in kama. Quindi qual è la via di uscita?
che noi dobbiamo ritrasformare kama in prema. E in che modo? Dobbiamo liberarci dall'influenza della passione. E siccome la passione è il guna che governa Brahma, è il guna dell'azione, siccome tutte le nostre azioni sono influenzate dalla passione e portano all'attività interessata, quindi io faccio solo se ottengo e quello che ottengo serve per gratificarmi i sensi, si è creato questo circolo vizioso che noi dobbiamo trasformare in un circolo virtuoso. In che modo? Devo agire, agisci, ma agisci non con lo stimolo della passione materiale, ma con lo stimolo dell'azione cosciente di Krishna. Quindi, ok, fai questa azione, vieni in Harinam e distribuisci gli inviti. Non me la sento di cantare, di vestirmi come voi, non c'è problema, stai vestito, basta che arrivi vestito in qualche modo, perché se no ci arrestano, e ti prendi dei bigliettini e quelli che incontri, magari glielo dai voltato, che non c'è scritto Hare Krishna, se poi incontri tua zia per strada, Hare Krishna, come Hare Krishna? No, no, ma dietro non c'è scritto Hare Krishna. Dagli come ti pare, basta che fai qualcosa nel cambi. Quindi quel pomeriggio 2 ore le passi Yajñartat, offri la tua azione a Vishnu. E allora si mette in moto una trasformazione dell'azione che ci libera dalla passione materiale. E quindi non siamo influenzati da quel guna della passione e gradualmente questo kama che ci opprime si trasforma in prema. E questo lo si può sperimentare in coscienza di Krishna, perché il nostro sentimento si trasforma. Prima non facevamo che pensare all'energia materiale con i suoi infiniti aspetti e adesso non facciamo che pensare a come soddisfare l'ordine del maestro spirituale, a come soddisfare Krishna nel servizio con le divinità, con il canto, con la pulizia del tempio, Shri Vigraha Radhana Nityanana Shringaratan Mandira Marjanado. Il maestro spirituale insegna ad adorare le divinità, ma anche a pulire il tempio, perché se tu pulisci il tempio, impegni le tue azioni al servizio di Krishna, quelle azioni sono fonte di liberazione. Liberazione, tutto sommato, dal sentimento della lussuria che ti governa e che ti rende schiavo dei sensi e della mente. Quindi è un metodo sublime, alla portata di tutti, graduale, quindi non arrivi qui e guarda, o diventi un puro devoto entro stasera, se no meglio che torni a casa. No? Il Prabhupada non ha fatto così, ha creato un movimento dove arrivavano gli ubriaconi e i drogati. E cantando Hare Krishna e prendendo Prasada si sono ritrovati dopo anni a guidare un movimento che si sta diffondendo ovunque, in tutto il mondo. Quindi questa è la prova che funziona, però ha funzionato, funziona e funzionerà solo per chi ascolta e mette in pratica le istruzioni che sono contenute nella Bhagavad Gita. Perché Krishna lo dice ad Arjuna, se fai di testa tua, poi sarai perduto. Adesso non mi viene in mente quel verso, vediamo se non ricordo, qui non ho nessun suggeritore stasera. Se fai di testa tua, se mi ascolti, vediamo se Abiram mi manda un messaggio dalla cucina invece che da casa, altrimenti sarai perduto. Allora, il processo è graduale, è semplice, è alla portata di tutti e dobbiamo solo metterlo in pratica.
ma l'abbiamo già messo in pratica, perché ascoltando, questo è uno dei 9 metodi del servizio di devozione, la Shravanam, solo ascoltando l'abbiamo messo in pratica, quindi abbiamo impegnato i nostri sensi al servizio di Krishna, perché stiamo leggendo la Bhagavad Gita, che è la parola di Krishna. Nel frattempo non l'abbiamo impegnati nel servizio di Maya. Quindi abbiamo già messo in pratica, abbiamo ascoltato con attenzione queste informazioni e l'anima percepisce già una trasformazione nel cuore. E Paramatma ti dice: già, è questa la strada. Quindi l'anima percepisce un altro modo di sentire la realtà. La mente comincia a dire: in effetti è bello, si sta bene. No, senti come si sta bene. Ma la mente è condizionata. Sì, ma ti manca questo, quell'altro, quest'altro. Poi cosa ti ritrovi? A suonare i cimbalini per le strade. Invece devi essere una persona. No, ma non ha tempo di entrare questa mente condizionata. Perché? Perché la mente sta sperimentando un gusto superiore. Quindi è un metodo semplice alla portata di tutti che porta immediatamente i frutti. Questa che filmandoci si è messa a piangere, non smetteva di piangere. Subito, immediatamente i frutti. Se c'è sincerità e se c'è buona volontà. Quindi. Poi se non è oggi, se non è stato ieri, non è stato l'altro ieri, magari è oggi, magari è domani. Quindi noi dobbiamo, è come con questi bigliettini, dobbiamo darne a migliaia. Noi a Torino in 6 anni ne abbiamo dati 300.000 circa, tra Torino e qui. Perché, so perché ogni volta ne stampiamo 20.000, 10.000, 25.000. Quindi a spanne ne avremmo dati quel numero. Decine di migliaia di libri. E alla fine ci sarà anche quello, ma sono tutti vincenti. Quelli della lotteria sono tutti perdenti, anche quelli che vincono. Perché uno si ritrova ad aver vinto un pugno di mosche alla fine, perché lì c'è tutto inquinato, quindi uno si inquina la mente ancora di più. Qui ogni biglietto è vincente, perché uno che prende il biglietto e legge Hare Krishna ha già iniziato il suo percorso di liberazione. Però tra tutti questi migliaia di biglietti che diamo in giro ci sarà anche quello che adesso qualcuno sta seguendo magari via internet grazie a quel biglietto e inizia il suo percorso di liberazione. No? Qualcun altro telefonerà, come è successo recentemente, che ha telefonato una ragazza e mi ha detto: ho incontrato Simone, Simeshwara, no? E mi ha dato il libro, io sono rimasta così, adesso voglio venire da voi e passare un periodo. È possibile passare un periodo. Quindi verrà domani e si fermerà qui una settimana per praticare il Bhakti Yoga, no? Ma non sono in tanti, ma questa è la statistica che ci dà Krishna. Siamo nel mondo materiale, è chiaro che non sono in tanti, ma la maggior parte è qui per altri motivi. Ma tra tutti questi ci sono anche quelli che sono le persone sincere che si stanno facendo tante domande, vogliono trovare delle risposte e stanno cercando la giusta associazione. E noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di fare del nostro meglio, ecco quello che dobbiamo fare, nel nostro piccolo fare del nostro meglio per far funzionare la coscienza di Krishna, diventare degli esempi viventi. Allora le persone sensibili e sincere che stanno cercando si uniranno a questo movimento. E come dicevo prima, se in 20 abbiamo creato questa emozione, se eravamo in 40, era più potente, se eravamo in 400. Immaginate cosa poteva succedere e perché non può succedere? Può succedere, ma da chi dipende? Da quanto il nostro sentimento è legato a Krishna e quindi manda gli input agli 80 milioni di neuroni e
E dice loro: Hari Bol, Hare Krishna, Jiv Jago. Perché se il nostro sentimento è legato all'illusione, manda gli stessi input, ma per cosa? Lo sappiamo per cosa, perché ci siamo passati più o meno tutti. Va bene, sono le 6:15, manca un quarto d'ora all'orario. Vabbè, io ho parlato abbastanza, un po', per un po'. Se adesso volete dire qualcosa, avete delle domande o delle condivisioni. Legato a questo c'è una domanda, Nello? Non è una domanda. Volevo ringraziare Vimal perché proprio nel canto ha chiamato proprio Krishna, che era almeno quello che ho percepito io. Quindi grazie Madre India che ha mandato Ciao. Vimal. Bene, bene, la gratitudine è sempre molto importante. Stamattina sono uscito dalla stanza perché stava iniziando a piovere. Due cose che sì, mi ero un attimo segnato. La prima è che se noi ci informiamo e guardiamo le previsioni, il risultato è a nostro favore. Ieri c'era una bella giornata, insomma, si stava bene, però avevamo visto le previsioni. E abbiamo detto, portiamo dentro i tavoli, perché domani mattina pioverà. E uno avrebbe potuto dire, ma come pioverà? Adesso non piove, si sta bene, c'è caldo. E invece stamattina è iniziato a piovere. Allora ci siamo premuniti, abbiamo portato dentro i tavoli e stamattina erano pronti, non si sono bagnati, abbiamo fatto colazione. Perché ci siamo fidati del satellite che vede dall'alto e che vede meglio, no? E quindi adesso le previsioni, fai così un clic sul telefono e ti dice nei prossimi 5 giorni come sarà il tempo. È una fonte di informazione utile. Gli shastra è l'occhio di Krishna che vede dall'alto e ci indica cosa fare. Quindi, se noi ci fidiamo delle parole di Krishna e seguiamo le sue istruzioni, sì, magari ieri sera abbiamo fatto un po' fatica, uno magari voleva andare a letto prima, invece è stato un quarto d'ora a spostare i tavoli, no, fa mica fatica irrisoria, cioè relativa, però comunque avremmo dovuto agire stamattina per portarli dentro, bagnati, e ce li saremmo dovuti asciugare. Quindi, ritornando al discorso dell'azione, comunque devi agire, Arjuna. E se vai nella foresta e ti illudi di essere un grande spiritualista, non è vero, perché ti ritroverai con la tua natura dentro, nel cuore, che ti spingerà comunque ad agire poi e a cadere dalla tua posizione. Quindi, in pratica, avrai sprecato il tuo tempo. Mentre se agisci in modo devozionale, in coscienza di Krishna, con un'azione che non è ancora perfetta, perché magari molti di noi ieri eravamo in Harinam e non avevamo solo desideri spirituali, non vedevamo tutte anime liberate in giro per la città. Va bene? Magari vedevamo anche qualcun altro, magari gli sguardi contemplavano, eccetera, anche perché il mondo oggi è un bombardamento dei sensi. Magari non, la nostra azione non era guidata da un sentire perfetto e puro, ma siccome abbiamo agito in coscienza di Krishna, i risultati comunque hanno portato dei frutti importanti nella nostra trasformazione della coscienza. Se facciamo così giorno dopo giorno dopo giorno, allora anche il nostro sentimento si trasforma in un sentimento di, e questo è l'obiettivo, no?
Perché, come diceva Nello, questo canto ha portato Krishna e si sentiva. Ma perché chissà da quanti anni canta, chissà da quanti anni. Lui sarà nato in una famiglia di devoti o coltiva la bhakti da quando era bambino, no? E quindi beh, il suo sentimento è ben situato in questa coscienza di Krishna. E allora le sue azioni riglorifica Krishna. Non è che pensa quanto sono bravo quando canto, tutti mi ascoltano. Perché sennò si sentirebbe. Invece pensa, Krishna, il tuo nome non è diverso da te. Krishna. E Krishna ascolta quel nome. Come diceva nella lezione di stamattina, Madhusaita Prabhu, Krishna personalmente si prende cura dei suoi devoti. Quindi noi stiamo portando Krishna e Krishna è infinitamente affascinante e può avere una relazione, come nella danza rasa, aveva una relazione con ognuna delle gopi e Advaraka con ognuna delle regine, perché Krishna ha questa possibilità di espandersi all'infinito. Quindi noi, da anime condizionate, preda dei sensi e della mente, dell'illusione, ci possiamo trasformare in amanti di Krishna. E non solo, ma possiamo trasformare centinaia, migliaia, milioni di persone in amanti di Krishna. Ora immaginatevi quanto Krishna poi è grato a chi è diventato strumento di liberazione, non solo per se stesso, ma per un sacco di persone. Krishna si innamora di quella persona. Quindi il metodo che proponiamo è molto semplice, ma per le radicali è il metodo più potente perché trasforma il sentimento, ha il potere di trasformare il sentimento. Cioè, il potere c'è, il potenziale c'è, bisogna vedere se poi ognuno di noi decide di utilizzare quel potenziale, ma c'è, quindi. Usiamo, stamattina dicevo, sono uscito dalla stanza e ho visto erano le 6:30, sì, portavo l'asciugamano, e vedevo un ragno che faceva la tela lì, no? Cioè, anche lui agisce, anche lui si deve dare da fare, quello butta la tela in mare, la rete in mare, lui la costruisce per aria così si fermano gli insetti che poi diventano la sua dose quotidiana di proteine, no? E deve lavorare, darsi da fare. E per cosa? Per tessere una tela che serve praticamente solo per mangiare. Allora noi siamo costretti ad agire. Questo è il satellite che noi, ogni verso della Bhagavad Gita è un'informazione dall'alto che ti dice chi sei, ti dice chi non sei. E ti dice, visto che sei un'anima spirituale, parte di Krishna, renditi conto di questo, non vivere nell'illusione. E invece di lavorare per fare una tela e mangiarti le carogne, usa lo stesso sforzo per cucinare per Krishna e yagyartha karma nonyatra lokoyam karma bandana. Quell'azione ti porta nel mondo spirituale e fai la stessa fatica, identica. Anzi, siccome Krishna ti dà l'intelligenza, ne farai anche meno di fatica e i frutti saranno meravigliosi, dolcissimi e trasformeranno il tuo sentimento e ci potranno far arrivare a un sentimento di amore per Krishna così elevato. No? E l'esempio è negli Shastra di tutti gli associati di Chaitanya Mahaprabhu, i sentimenti che provavano le gopi nello Srimad Bhagavatam quando leggiamo il Nettare della Devozione. Quindi questa è la posta in gioco. Perderla per quattro stupidaggini o quattro idiozie o quattro cose senza senso,
o un pugno di mosche di gratificazione dei sensi, non ne vale la pena, no? Quindi usiamo bene la nostra economia di valori, visto che qui siamo in Liguria, qui bisogna stare attenti a essere molto attenti e non diventare, non sprecare niente. E se dobbiamo stare attenti a non sprecare 1 euro, 5 euro, 10 euro, quanto di più dobbiamo stare attenti a non sprecare la nostra economia spirituale, di valori spirituali. E per fare questo bisogna seguire gli Shastra, quel verso non mi è venuto in mente, vabbè, me lo andrò a studiare dopo. Jai, una domanda di Bhakti Ngai. Maestro spirituale, se sviluppare il senso del dovere può aiutare o cosa fare per aiutare a sviluppare Il senso del dovere è il preambolo del senso della gratitudine, cioè è l'inizio. Infatti, è l'inizio mascherato, nel senso che noi non sappiamo cos'è la gratitudine nei confronti del maestro spirituale, perché quella avviene quando c'è un sentimento diverso. Però percepiamo nell'aria qualcosa e sentiamo che questa è la strada giusta. Okay? Allora il maestro spirituale ti dice: lavati in modo diverso rispetto a prima. Pulisci in modo diverso rispetto a prima e quindi ti spiega come entrare in un'altra dimensione di doveri, no? Perché anche nel mondo ti devi lavare, ma magari prima ti lavavi una volta a settimana o anche meno. Prima lavoravi in un certo modo, comunque c'era il senso del dovere. Ma se segui la disciplina che ti dà il maestro spirituale, entri in un'altra dimensione, sempre di doveri, che devi agire. Questo è il punto del verso di oggi, che non ce n'è, noi dobbiamo agire, quindi dobbiamo imparare ad agire. Allora, se sviluppiamo gradualmente una disciplina all'altezza della situazione, iniziamo il nostro processo di purificazione, che ci porterà un giorno a sentire genuinamente di essere grati al Maestro spirituale per quello che ci ha dato. E allora svilupperemo la vera gratitudine. Ma il senso del dovere, ok, allora comincio a fare quello che mi dite di fare. No? Noi quando arrivano le persone qui e decidono di fermarsi, se uno viene alla festa della domenica, no, non è che cominciamo a dirgli fai questo, fai quello, no, Hare Krishna, un paio d'ore, stai con noi, mangia, ciao, arrivederci. Se invece qualcuno chiede voglio venire e stare qualche giorno con voi, bene, allora leggiti questo e gli diamo un libricino che abbiamo chiamato Bhakti Marga, dove è spiegato dove sono spiegate delle semplici regole, come ci si alza, come ci si lava, come si fanno delle semplici cose. Ed è l'inizio della sua purificazione, come lo è stato per tutti noi, e inizia a sviluppare un senso del dovere diverso rispetto a prima, che lo porterà o la porterà a sviluppare gratitudine, perché c'è una trasformazione del sentimento che è conseguente alla purificazione. E non c'è purificazione se non c'è trasformazione nell'azione, e questa trasformazione nell'azione arriva
seguendo la disciplina che ti dà il maestro spirituale, che è fatta di doveri. Devi far così, cioè devi toglierti le scarpe se vuoi entrare qua, se no non entri. Devi smettere di fumare se vuoi stare 3 giorni al tempio, se no non viene, se no stai, non è che gli diciamo se no ti tagliano le mani, no, se no stai a casa tua, semplice, no? Se vieni qui devi, no? Poi scoprirà che risparmia 15 euro in 3 giorni, quindi quel seguire un dovere genera un piacere, che ha risparmiato ore di vita, perché non fumando si è allungato la vita di 3 giorni, no? Ma lo capirà dopo, all'inizio c'è sofferenza, dice ma perché devo fare questo, anche questo, e lavarmi le mani prima di mangiare, e non posso toccare qua, tutti noi ci siamo passati, no? E invece adesso diventa naturale, e capisci perché lo fai, e sei grato al maestro spirituale o ai maestri spirituali, che sono i Vaishnava, che ti hanno guidato, perché sei arrivato a un livello di purificazione fisico e mentale che ti permettono di cominciare a capire e vedere, perché prima eri troppo assorta o assorto nei tuoi pensieri, nei tuoi problemi, non potevi vedere praticamente niente. Quindi un disastro ambulante. Da quando ti svegli al mattino a quando aveva detto la sera, solo problemi, e alla fine il problema di tutti i problemi irrisolvibile. Oh, che bella vita! Invece con la purificazione e con la disciplina del maestro spirituale purifichi i sensi, purifichi la mente e cominci a vedere. E questo è l'inizio del viaggio che ti porta poi a sviluppare una gratitudine vera e sincera. E lì si arriva quando si arriva alla piattaforma di Nishtha. Nishtha significa fisso, una fede ferma che ti porta a un servizio incondizionato e ininterrotto. Quando il nostro servizio è condizionato e si interrompe, più si interrompe è più il segnale del nostro condizionamento, e più vuol dire che non abbiamo raggiunto la piattaforma di Anartha Nivritti, la liberazione dagli Anartha, e quindi i nostri Anartha continuano a interrompere il nostro servizio. Ma se continuiamo con il Bhajana Kriya, che è l'ordine del maestro spirituale, l'istruzione del maestro spirituale, gradualmente arriviamo a Anartha Nivritti, quindi c'è questa liberazione nel cuore dagli Anartha, e allora il nostro servizio diventa fisso. Quando noi siamo fissi nel servizio, siccome andiamo in estasi, perché sperimentiamo delle emozioni che prima c'erano sconosciute, perché siamo in contatto con Krishna, nella coscienza di Krishna, cominciamo a vedere Srila Prabhupada con un altro occhio. Cominciamo a vedere i Vaishnava che ci hanno guidato con un sentimento di gratitudine, perché pensiamo, se loro non mi avessero salvato, chissà dov'ero. Chissà dov'ero. E allora il senso di gratitudine diventa spontaneo. A quel punto non c'è più la disciplina. Non nel senso che non c'è più, che non la segui più. Non c'è più, non fai più fatica ad alzarti al mattino. Non vedi l'ora di venire nel tempio, a parte il primo minuto o due che c'è un po' di difficoltà, c'è, ma non vedi l'ora di venire nel tempio, non vedi l'ora di cantarti il japa, perché non vedi l'ora di associarti con Krishna. Quindi questi sentimenti genuini arrivano quando si arriva alla piattaforma di Nishtha. Quindi ma la piattaforma di Nishtha non è la fine, il fine, è il vero inizio, no? Poi da Nishtha arriva Ruchi, che è il gusto, e poi l'attaccamento, che non puoi fare senza, e poi arrivano le emozioni spirituali.
Allora lì c'è una trasformazione del cuore che è il preambolo del prema, che è l'amore per Krishna. Quindi questo progetto, questo metodo è già tracciato, non dobbiamo inventarci niente, dobbiamo semplicemente seguire la strada già tracciata e il successo è garantito, c'è la garanzia di tutti gli acciari. Va bene, quindi il senso del dovere è il primo segnale della vera gratitudine nei confronti del maestro spirituale, che uno diventa ligio al dovere, ok? Lo faccio, anche se magari mi è un po' scomodo, anche se chi me lo dice non mi è sempre così simpatico. O anche se piove o se tira vento, in Sankirtan ci vado comunque a distribuire i libri perché so, a quel senso del dovere, e allora uno si attacca a quel dovere, perché dice ok, allora sento che ti porta, senti i benefici che ti porta, e quel senso del dovere e il compimento dei doveri in coscienza di Krishna ti porta poi a sviluppare i sentimenti ai quali tutti ambiamo, e se noi arriviamo a quel tipo di sentimenti, gli altri sentimenti che prima guidavano le nostre giornate diventano spazzatura che la butti nel primo bidone che incontri. Anzi, adesso che c'è il riciclo, la separi anche. A te ti butto qua, a te là. E non farti più vedere. Va bene, grazie a tutti per l'attenzione. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavad Gita ki jai.